Dietro. Pronto? Pronto? Signora? Buongiorno, signora. Senta, mi scusi se la disturbo, sono il signor Natrina della Sor Merde & Pisce, una ditta che si occupa di igiene intima. Noi stiamo svolgendo un sondaggio su tutto il territorio nazionale, prendendo dei numeri a caso peraltro, per stabilire quali sono le abitudini intime degli italiani. Ecco, se lei risponde a qualche mia domandina, io poi le faccio inviare un gradito omaggio. Mi dica. Ecco, parli più forte per favore perché la Mi sento dica, molto. sì, qui c'è un apparecchio, sono un apparecchio un po' difettoso, mi dica. Ah, ho capito. Dunque, le domande, come ha capito, essendo noi una ditta di igiene intima, vertono appunto sull'igiene intima. Ecco, per esempio, la prima domanda è questa: quante volte al giorno lei fa il bidet? Due. Due volte al Mi giorno. sembra uno scherzo quasi, però va bene. No, signora, guarda, non scherzo, lei capisce che noi operiamo, cioè chi opera in questo settore purtroppo deve sapere quali Dipende, sono le no, non abitudini e le sì, esigenze. cioè il discorso è minimo due volte. Minimo 2 volte, massimo? Prego? Massimo 3 o 4, insomma. Eh sì, Ecco, a seconda della necessità, perché evidentemente. Certo. Ecco, allora a questo punto le chiedo, qual è la parte, del corpo che facendo il bidet lei si lava per prima? Pronto? no, io ci sto pensando, non ci ho mai Ah, non ci ha pensato, mai devo dire. pensato, eh? Perché no, effettivamente magari uno lo fa meccanicamente, no? Eh sì, infatti è vero, bisogna Ecco, che ci pensi un attimo. posso suggerire? No, boh, provi, dica lei, Ecco, io per non. esempio, lei si lava prima la vagina. Ecco, Ah sì, senz'altro. ecco, ecco. E poi passa all'ano. Senz'altro. Senz'altro, ecco, perché quelle poi sono le due parti interessate, no? Ecco, quindi non comincia dall'ano e poi la vagina, ma prima la vagina e poi l'ano, no? Sì, Giusto. senz'altro. Senz'altro, senz'altro. Ecco, un'altra cosa, facendosi il bidet, lei prova delle piacevoli sensazioni di tipo sessuale? Ah, Cioè, no, per niente. per niente? No. Posso sapere la sua età, signora? Io sono abbastanza grande, ma non l'ho mai provata, nemmeno da giovane. Ah, e si mette a ridere. No, cioè non ha mai provato nemmeno. No, io sento, Mai. no, è il piacere che uno prova quando si lava, soprattutto se torna da fuori. Però è un piacere. Non credo che abbia uno sfondo sessuale, ma credo che poi tutto sommato tutti i piaceri abbiano uno sfondo sessuale. Ah, perfetto, brava signora. Vedo che lei la pensa come noi, perché bene o male si riconduce tutto lì. Lei È un piacere dei è sensi, è chiaro, freudiana, perché signora. prima stava male. No, cioè nemmeno se ne accorge di quanto fosse stata male prima quando sta bene dopo. Cioè, Esatto. il piacere fa parte della sfera sensuale. Ecco, per la sfera sensuale, brava signora. Quindi lei non prova piacevoli sensazioni di tipo sessuale, però questa sensazione di freschezza, di star meglio, di pulizia, in fondo lei la riconduce anche Io per me questo qui anche a lavarsi i denti è un piacere sensuale. a. Ah, è un piacere sensuale anche lavarsi i denti. Ah, interessante, interessante. Guardi, questa è un'osservazione molto, molto interessante. Mi complimento con lei, signora. Ecco, un'altra domanda. Se per caso sul sapone, lei usa il sapone? Ma io ho dei saponi liquidi, Ah, liquidi. prevalentemente neutri, sì. Cioè anche perché siamo io e mia figlia. Sì. Normalmente se no uno tiene un sapone di quelli con dosatore, diciamo. Ah, ho capito. Quindi non usa il sapone solido? No, uso il sapone solido proprio in questo periodo in cui siamo io e mia figlia Ecco, solamente. allora le chiedevo sul sapone solido, se per caso resta un pelo, no, sul sapone, rimane sul sapone, capita, no? Lei come lo toglie? Con le unghie? Con le unghie? Ecco, lei con le unghie poi fa passare l'acqua, no? Benissimo. Senta, un'altra cosa, ha mai orinato nel bidet? Lo dica pure, tanto è una cosa che non verrà a sapere nessuno. Può darsi sia capitato, ma normalmente no. Cioè, Cioè, normalmente no, normalmente faccio le cose le separate. due cose Prima separate. l'uno e poi Ecco, l'altro. prima va a urinare, poi si Sì, fa il bidet, immagino, è spero. chiaro. Ecco, un'altra cosa, e qui entriamo proprio nella sfera sessuale. Si è mai masturbata facendosi il bidet? Cioè. Senta, io credo di essere una delle poche persone che non si sono mai masturbate nemmeno No. senza farsi il bidet. Mai? No. In tutta la sua vita?
purtroppo no, è qualche cosa, ma ne ho anche riparlato di questa faccenda. Ah sì? Sì, ecco, glielo dico così molto apertamente, proprio perché è stato oggetto di... ecco, questo qui è ecco, una cosa proprio mia personale. Quindi lei non cioè, ha mai... Io non ho vissuto mai abbastanza, mi dispiace anche non averlo fatto, la mia, cioè il mio corpo. Ecco, non ha mai vissuto il no, suo corpo abbastanza intensamente. Credo che sia una cosa molto... ma credo che sia bene conoscere il proprio corpo. È anche una cosa naturale. Mi sembra di sì, certo. Certo. Io questa cosa qui purtroppo non l'ho mai vissuta. Quindi è un po' un rimpianto. Sì. Ecco, perché sa che magari sono cose che esistono, che la gente fa senza problemi. Io credo che sia piacevole, credo che sia, ma non piacevole, proprio sia... Ma ogni persona avrebbe diritto a conoscere il proprio corpo, no? Fin dall'inizio, ma in qualche modo io non ho mai avuto queste curiosità. Ho capito, ma non, ecco, per dire, non potrebbe iniziare adesso. Ma qualche cosa che non ho, è un piacere che qualcosa non ho, che le manca. Che non ho vissuto, sì. Ecco, ma non pensa che potrebbe cominciare adesso? Ah, no, senz'altro. No, eh? Ormai no. Ha chiuso con quell'argomento lì. No, ma non mi interessa, non mi interessa, credo che questo sia più... Credo che sia più, ecco, siano delle curiosità o Lei pensa che queste cose solo da giovani si debbano fare? E poi è passato un certo momento, basta. A un certo momento uno si deve conoscere, insomma. Sì. Poi in qualche modo si deve essere appropriato del suo corpo. Io mi ci sarò appropriata in altri modi, ma non passando da questi stadi, ecco. Ho capito, ma allora probabilmente ha anche qualche, come dire, mancanza di tipo sessuale con l'avuta con suo marito o roba del genere, non ha forse mai raggiunto l'orgasmo? No, non è questo. No, quello no, l'ha raggiunto? No, io guardi, a questa età qui sono perfettamente, cioè non, tranne questo discorso così della masturbazione giovanile, per adesso è soddisfatta, insomma. Sì. Ecco, ho capito. Quindi non si è mai masturbata facendosi il bidet, questa no. È la risposta. Ritorniamo, sì, mi dica. Ecco. E l'ultima domanda, ecco, così tolgo il disturbo. Dunque, per lavarsi l'ano, come si diceva prima, no? Lei ci infila un dito? No. Ecco, quindi fa un lavaggio esterno. Ma purtroppo io tra l'altro ho un problema abbastanza complesso all'anno, per cui... Emorroidi? Io glielo dico, il macello. C'ha le emorroidi, signora? No, perché... Che c'ha, signora, all'anno? Che c'è da... No, niente, perché io soffro di emorroidi, per cui... Che le dicevo io? È una cosa un po' a livello patologico, ecco. Cioè, quindi... Praticamente è tutto fuori, non c'è bisogno di andare dentro. Quindi... no, lì proprio è tabù, tabù. Com'è? È tabù, non si entra lì, se no sono dolori. No, il discorso è che dolori. C'è bisogno di andare dentro, ha capito? Perché è il dentro che è venuto fuori. Ecco, tutto fuori. Sì. E quindi ecco, lei lava tranquillamente il fuori che è venuto, certo. Che è il dentro che è venuto fuori. Certo. Ho capito. Bene, questa era l'ultima domanda, io la ringrazio molto. Io le farò avere, voglio illustrare il regalo che lei si è guadagnata rispondendo alle mie domande. Allora, lei riceverà una confezione di succhi a merda per tutto l'anno. Si tratta del primo ed unico assorbente anale, e questo, vabbè, spero che se lo possa usare lei, che permette di non andare più al cesso e di fare il bidet solo una volta al mese. Una volta inserito il succhi a merda, assorbe tutti gli escrementi giornalieri. Avevo detto fin dall'inizio che questo era uno scherzo. No, assorbe tutti gli escrementi giornalieri e basta toglierlo per liberarsene. Poi bisogna fare il bidet alle mani, perché logicamente le mani sono un po' merdose. Poi le manderemo anche il succhia pisce, che serve allo stesso scopo se inserito nel condotto urinario. Andata via. Vabbè, le faccio la prima domanda. Ecco, per esempio, quante volte al giorno lei fa il bidet? Il bidet sì. Lo faccio tutte le mattine. Ecco, una volta... Bidet, lavandino... Sì, no, noi siamo interessati all'igiene intima, quindi una volta al giorno, la mattina. Sì. Ecco, e fra le parti del corpo, qual è, quando fa il bidet, la parte che si lava per prima? Per prima? Sì. Più che altro è il sotto, eh. Com'è? Il sotto, eh. Il sotto, sì, ma siccome sotto è fatto di, ecco, specialmente nel caso maschile, di almeno tre cose.
cioè l'organo sessuale, come dire, i testicoli e, sì, e sì. L'ano, e l'ano. Da dove sì. comincia? Lì, di lì, lì. Ma lì, dall'ano? Sì. Ah, sì. Comincia proprio dall'ano, ecco. Sì, ah, ho capito. Sotto, se ho fatto, diciamo, le mie cose. Ecco, allora si lava meglio. E poi passa ai testicoli, immagino. Ma il bagno, il sedere, il bagno. E poi quando faccio il bagno lavo tutto. Ah, quindi lei quando fa il bidet lava solamente il sedere? Sì, sì, perché il bagno l'ho già fatto. Diciamo, quando faccio le mie cose, che vado di corpo, capisci? Ah, ho capito, quindi si fa il bidet solamente dopo aver defecato, ho capito, ho capito. Va allora, bene. Senta, un'altra piccola domanda. Facendosi il bidet, lei prova delle piacevoli sensazioni di tipo sessuale? No. No, niente, eh? È solamente lei si lava e basta. Un'altra cosa, se resta un pelo sul sapone, come lo toglie? Con le unghie, facendoci passare sopra l'acqua, con la lingua o lo lascia lì? No, no, ci faccio passare l'acqua sopra così con le mani. Ho capito. Un'altra domanda. Lei ha mai urinato nel bidet? No, no, mai, mai. Mai, mai, sempre laddove, eh? E un'altra cosa. Si è mai masturbato facendosi il bidet? Mai? Masturbato. No, no. Lei sa cosa significa? Sì, sì. Ah, ecco, non le è mai capitato anche nei tempi passati, immagino. No, no, no. No, eh? Ecco, l'ultimissima, ecco, lei ha detto che si lava per primo l'ano. Per lavarsi l'ano ci infila un dito? No, no, no. No. C'è una spugnina, io, sì. Ha una spugnina, ecco, è sempre la sua. Guarda, usa... mi scusi ora. Sai, perché... no, le devo dire cosa le mando per omaggio, perché le ha risposto alle nostre domande. Se le vuol sapere, le voglio illustrare il regalo che si è guadagnato, no? Lei riceverà una bella confezione annuale per tutto l'anno di Succhia Merd. Si tratta del primo ed unico assorbente anale che permette di non andare più al cesso e di fare il bidet solo una volta al mese. Una volta inserito, assorbe tutti gli escrementi giornalieri e basta toglierlo per liberarsene. Poi bisogna fare bidet alle mani, naturalmente. Poi le manderemo anche il succhiapisce, che serve allo stesso scopo se inserito nel condotto urinario. Anche maschile abbiamo proprio quelli fini. Non mi interessa, non si stia disturbando. Comunque no, quello gliene mando, il succhia merda, il succhiapisce, questo è il suo, scusi, va bene? Si ricordi, latrina, assor merda in pisce, buongiorno. Arrivederci. Ma arrivederci, grazie. Arrivederci. Se le risponde a qualche mia domanda, le invieremo poi un omaggio molto gradito. Senta, siccome la sto mangiando... Ma si tratta, guardi, di un minuto, altrimenti non possiamo... Noi andiamo avanti, facciamo migliaia di telefonate, lei mi capisce. È un minutino solamente, sono pochissime domande e poi noi le mandiamo questo omaggio completamente gratis, va bene? Ma senta, non so. Essendo appunto la nostra ditta che si occupa di igiene intima, le domande vertono su questo argomento. La prima è questa, quante volte al giorno lei fa il bidet? Due volte, diciamo la mattina e un po' più tardi. Sì. Ecco, e facendo il bidet, qual è la parte del corpo, la parte che si lava per prima? In che senso? In che senso? Naturalmente... No, non butti giù, non butti giù, non butti giù. C'è una parte del corpo, facendosi il bidet, che si lava per prima. Ma davanti? Ecco, davanti, cioè diciamo la vagina. Sì. No, ho capito. Facendosi il bidet, lei prova delle piacevoli sensazioni di tipo sessuale? No, Oh, mamma mia! La richiamo. Questa richiamo, c'era la donnina dietro, so forse la mamma. Oh, riattacca, fai, riattacca. Pronto? Mi scusi, non so se forse è caduta la linea. No, senta, a noi non ci interessa che quante volte si fa il bidet. Ma è importante per noi, no, perché no. Noi possiamo servirvi meglio poi facendo dei prodotti più adatti alle allora, vostre aspetta, esigenze. Allora, telefoni a qualche d'un altro perché noi ci si lava quando ci pare. Ma lei si lava? Ma lei se la lava, signora? E come se me la lavo? Me la insapono anche. E quante volte se la... Sì, ma questa era l'altra, no? La mamma, la quella diceva riattacca, riattacca. Ma insomma, io la richiamo. No, perché è tipo giusto, no? Tipo, me la insapono anche. Vediamo. Pronto? Signora, mi scusi, senta, io guardi, sono costretto ad insistere. Ma lei non insista, io queste cose qui non mi piacciono. Lei non prova sensazioni sessuali quando si fa il bidet? Si prova tutto, quando si va a letto i nostri mariti si prova sensazioni sessuali, si prova tutto. A noi non ci interessa, interessa il bidet. Il bidet si fa come tutti, senta, chiami qualche di un altro perché con a me le, non... Con le dita lei, se le infila? Sì, col coso. Col che? Basta, con loro basta, col cu. Basta o si richiama, che si fa? Eh?
No, si richiama, si richiama. Abbi pazienza, ma non lo so io. No, una richiamatina, via. Un bercettino. Ora. Facciamo una domanda ai volo. Ai volo, sì? Astor Merden Pisch, va. Vai. Pronto? Ah, buongiorno, mi scusi, io stavo parlando con le signore, ma la signora prima mi ha trattato molto male, devo dire. Ma forse ha ragione, se gli dice non interessa una sega nulla, ma io scusi, faccio altrettanto. Lei mi parla di seghe, abbia pazienza. Io posso farle a lei le domande che stavo facendo alle signore? No. Per esempio, lei per lavarsi l'ano ci infila un dito? Scusa un attimo, prendi un po'. Metti un po' il telefono sotto... controllo. Esatto. Ecco, ecco, metta, dica a sua moglie di mettere il telefono sotto controllo, sì. Perché sua moglie... Via, su, non facciamo le battute, dai. Allora, se resta un pelo sul sapone... C'è nemmeno la voce simpatica. Lo so, infatti non piaccio a nessuno. E allora... Se, che ci posso fare? Non va a fare nel culo. Appunto, è quello, voglio parlare di... Fatto bene a chiamare. Hai visto, cioè, ora dice, metti il telefono sotto controllo.